Nel pontificato di Papa Francesco non c'è alcuna separazione tra dire, fare ed essere. E quanto emerge dal libro Il racconto di Francesco, la comunicazione del Papa nell'era della connessione globale, a cura di Paolo Peverini e Anna Maria Lorusso. Questa raccolta di studi presentati nella sede RAI di Viale Mazzini alla presenza, tra gli altri, di Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, analizza i vari aspetti della comunicazione di Papa Bergoglio, mostrando come essi non siano altro che i capitoli di un grande racconto complessivo che intende raccogliere un'eredità millenaria e proiettarla nel futuro. Una delle cose più interessanti che emerge da questo libro e che noi stessi curatori abbiamo messo a fuoco è come, analizzando tante dimensioni diverse, perché nel libro c'è chi si occupa dei Twitter, chi si occupa del portale, chi si occupa della sua gestualità, chi si occupa delle rappresentazioni filmiche. Ecco, a tutti i livelli quello che emerge è una stessa cifra di Papa Francesco, cioè una capacità di essere e sembrare autentico. C'è questa coincidenza che è ciò che rende il discorso di Francesco assolutamente credibile, assolutamente diretto. Una delle cose straordinarie di Francesco è che sembra neutralizzare la distanza rispetto al destinatario, chiunque sia questo destinatario. Papa Francesco fa un grande utilizzo delle metafore, ma sempre un utilizzo di tipo funzionale, non è mai un utilizzo di tipo ornamentale. L'obiettivo è sempre quello di produrre un effetto con il linguaggio, quindi una grande capacità, sapienza direi, di utilizzo del linguaggio in una prospettiva pragmatica. Ma Papa Francesco risulta molto autentico anche nei suoi comportamenti quotidiani, nell'utilizzo del corpo, nella gestualità. Papa Francesco produce sempre significato, ha rimarcato il prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede durante l'incontro con la stampa. Lo fa con il suo corpo, il suo sguardo, i suoi gesti, alcuni suoi atteggiamenti. E ha una comunicazione spontanea e immediata che non è mai sprovveduta. Papa Francesco ha dichiarato di non guardare la televisione. Tuttavia, questo pontefice sicuramente ha le caratteristiche di un leader molto presente sui media, e questo ci fa riflettere. Evidentemente la forza di Papa Francesco come leader non risiede certamente in una visione tecnocentrica dei media, ma al contrario nel porre al centro l'uomo, la dimensione antropologica e i contenuti.